era dove i famosi sassi offrono finalmente un volto migliore rispetto al passato. Dal 1993 infatti è nato un piano di recupero patrocinato dall'UNESCO e coordinato dal Comune. Materiali e persino gli infissi vengono restaurati secondo protocolli precisi e non mancano incentivi economici. Domanda: qual è il carburante fondamentale di una città? La risposta è semplice: l'acqua. Non a caso gli insediamenti umani nascono lungo i fiumi o in vicinanza di fonti e ruscelli. Se l'acqua non si trova in superficie, bisogna andarla a cercare sottoterra scavando dei pozzi, ma se non si trova neanche sottoterra, allora bisogna proprio escogitare un altro sistema. Ci sono poi delle città che l'acqua hanno dovuto letteralmente fabbricarsela. Sono città nate intorno al bacino del Mediterraneo. L'insediamento più settentrionale si trova in Italia, esattamente in Basilicata. Eccolo, sono i sassi di Matera. I sassi di Matera sono nati proprio grazie a questa cultura dell'acqua. Enormi cisterne scavate nella roccia, intorno alle quali sono poi nate le case. Oggi si parla tanto di architettura biologica, architettura compatibile con l'ambiente. Ecco, a Matera un'architettura di questo tipo esiste da almeno 4.000 anni. Sassi, cioè grotte, sono nati sulle pareti di questa gravina, un vero e proprio canyon, abitato fin dalla preistoria. Sono divisi in due parti: c'è il sasso cosiddetto caveoso, dove prevalgono le grotte vere e proprie, e c'è il sasso barisano, dove davanti alle grotte sono state costruite abitazioni in muratura. Il modo migliore per capire come funzionavano i sassi è andare a visitarne uno. Noi abbiamo scelto quello restaurato e abitato dall'architetto Pietro Laureano, che è stato il motore dell'intera operazione di recupero. Si entra e troviamo la corte, che è il vero cuore della casa mediterranea. Qui c'è la prima cisterna, questa, che raccoglie l'acqua piovana nel più tradizionale dei modi. Questa grotta, che adesso è un comodo soggiorno, venne scavata più o meno 4.000 anni fa per intercettare l'acqua che filtrava nella roccia attraverso questa fenditura. L'acqua veniva poi raccolta in questa cisterna. Il drenaggio dell'acqua deumidificava naturalmente la grotta e la rendeva abitabile. Questa invece è una cisterna dove l'acqua viene direttamente prodotta. L'umidità naturale della grotta si condensa su questa parete, che è la più fredda, e gocciola all'interno di questa nicchia, che ha anche uno scopo rituale. Non a caso il sole al tramonto incontra questa pietra. Pietra più acqua più luce uguale vita. Ed ecco come cresceva la città. Nella parte più interna ovviamente le grotte con le relative cisterne. Quando poi l'acqua non arrivava più a causa delle case costruite ai livelli superiori, si procedeva con la muratura. In questo caso, nelle nuove cisterne, l'acqua arrivava dai tetti delle nuove abitazioni. Sono case a più livelli, il tetto dell'una diventa il pavimento dell'altra. E notate questo arco, è stondato in modo da non battere la testa. Insomma, tutti i dettagli sono curati alla perfezione. Le grotte sono a temperatura pressoché costante, tiepide d'inverno, fresche d'estate. Insomma, un impianto naturale di condizionamento dell'aria. Gli ambienti sono scavati in discesa. D'inverno il sole è basso e arriva fino in fondo. D'estate i raggi sono perpendicolari e non riescono ad entrare. I rifiuti di casa servono per concimare gli orti e i giardini. È un ambiente estetico di grande piacere, perché è un paesaggio che cambia continuamente, ma questo paesaggio ce lo ritroviamo nell'abitazione, perché quando l'abitazione non è fatta di cubicoli come quelli a cui purtroppo siamo abituati oggi negli appartamenti, ma è fatta di rocce scolpite, fatte di grotte, l'abitazione è un paesaggio. L'abitazione cambia a seconda della luce, dei momenti della giornata, cambiano le forme, quindi è uno spettacolo continuo. Ecco, avere in casa un paesaggio, questo potrebbe essere la sintesi della bellezza di stare nei sassi.
Nel Medioevo Matera era una città famosa in tutto il Mediterraneo, famosa per le sue strade, per i suoi giardini pensili, per i suoi orti, per le sue chiese. Un poeta arabo disse che la sera le luci dei sassi raddoppiavano le stelle del cielo. I francesi dicono tutto si tiene, è proprio vero. Lo sapete quando e perché cominciò la fine dei sassi di Matera? Cominciò nel 700, perché un capitano inglese, tale James Cook, ebbe l'idea di scoprire l'Australia. L'economia di Matera si basava sulla pastorizia, sulla produzione e sulla vendita di lana e formaggi. Gli inglesi diedero una spallata mortale a questo sistema, e non solo in Italia, con i loro immensi allevamenti di pecore impiantati in Australia. I sassi persero così la loro funzione, la gente andò ad abitare altrove, in alto, sul piano, ma le nuove case seccarono le vene d'acqua. I sassi vennero allacciati all'acquedotto, ma l'acqua non arrivava. Quindi da case ridiventarono grotte. Le condizioni igieniche si fecero spaventose. Negli anni 30 i sassi vengono dichiarati vergogna nazionale. Mussolini fa lastricare i ruscelli che drenano l'acqua piovana e al posto del torrente che in basso delimita l'intero quartiere viene costruita una strada. È la fine di un intero sistema ecologico ed urbanistico. E cambia anche il modo di vedere i sassi. La gente non percepisce più i sassi per quello che erano. Percorrere i sassi per queste nuove strade asfaltate vuol dire non capire niente di tutto l'intrico di stradine e canalette che fa dei sassi quella storia geniale che appunto stiamo dicendo. Nel 1936 la gente comincia ad essere trasferita nei nuovi quartieri costruiti nella città nuova. I sassi diventarono proprietà demaniale e andarono incontro a una lenta rovina. Dal 1993 la rinascita. I sassi di Matera vengono dichiarati dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità. Nei sassi abitavano negli anni 30 quasi 16.000 persone. Adesso ce ne sono tornate già 2.500. Altre 2.000 torneranno nei prossimi 2-3 anni. L'antica città rupestre insomma ricomincia a vivere. Nei sassi tornano gli abitanti che riscoprono le cisterne insieme all'incanto di continuare una tradizione che ha radici nella preistoria. Insomma, da vergogna nazionale a esempio prezioso per architetti e urbanisti di tutto il mondo. Speriamo che se lo ricordino nei loro progetti e nei piani regolatori.